Sono due considerazioni da fare sulla base di quello che lei ha detto. La prima è che è fisiologico, dopo sei mesi dalle elezioni, dopo sei mesi di autoanalisi, di analisi della sconfitta a cui tutti abbiamo partecipato, io stesso nel dimettermi da segretario ho fatto un intervento di 53 minuti all'Assemblea Nazionale con tutte le cause della sconfitta, insomma, messi da parte i sei mesi di autoanalisi psicologica, se adesso si inizia a fare opposizione non mi sembra una cattiva idea. Quindi sono molto contento del fatto che ci sia grinta, determinazione e tenacia da parte del PD e più in generale dell'opposizione. Poi però, Giannini, me lo faccia dire, c'è anche un tema specifico e puntuale. Questi hanno messo un decreto, in un decreto legge che parla di tutto, che parla dell'universo mondo, non soltanto delle norme sbagliate su vari argomenti, non li posso toccare tutti, ma hanno rinviato l'obbligo vaccinale. Ora io lo dico per gli ascoltatori che hanno votato 5 Stelle, sì, per quelli che hanno votato Lega, per quelli a cui noi stiamo antipaticissimi, tutto quello che vuole. Oh, ma sui vaccini non si scherza. Cioè qui non è che si sta discutendo una linea strategica di politica economica, keynesiani contro non keynesiani, non è che si sta discutendo del budget, del bilancio, non è che si sta discutendo di un'opera pubblica da fare o no, tutti argomenti importantissimi, ma qui siamo all'anno zero, siamo all'ABC. I vaccini non sono una cosa sulla quale può legiferare, come dire, una classe dirigente, me lo lasci dire, i cialtroni come quella che ha rinviato l'obbligo vaccinale. Attenzione. Perché chi ha votato contro l'obbligo vaccinale, per rinviare l'obbligo vaccinale, mette a rischio i nostri figli. Ha visto quello che è accaduto a Treviso, quello che è accaduto, sì, mi pare, a Settimo Torinese, sì, se non va errato. Ci sono, sì, dei casi, Settimo. Insomma, i giornali, le radio, il web riportano segnalazioni di questo genere. Quindi ieri l'opposizione del Partito Democratico era anche legata a un punto di mezzo. Senatore Renzi, però, ancora, dice cialtroni, lei aveva promesso che non avrebbe usato questi termini. Fermo lì. Io ho promesso che avremmo fatto opposizione seria e rigorosa senza andare sul personale. Se lei mi rinvia l'obbligo vaccinale, lei è un cialtrone. Vabbè. È una cosa diversa, non è un fatto personale. Io non la sto attaccando sui suoi fatti personali come hanno fatto, come dire, con tutti noi. Ma va tutto bene. Io non la sto attaccando sulla sua famiglia, sulle fake news, su, magari fosse una fake news quella di vaccini. Io dico che una classe politica che gioca sui vaccini, per me è una classe politica di cialtrone. Sì. Non è un atto, diciamo, non è certo un insulto personale, è proprio una considerazione politica. Credo che l'80% degli italiani sia assolutamente d'accordo con questo. Poi naturalmente uno la pensa come vuole dal punto di vista calcistico, dal punto di vista politico, dal punto di vista calcistico, dal punto di vista religioso, dal punto di vista umano, tutto quello che si vuole, ma sui vaccini